L'ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che consente all'esterno dei locali pubblici durante le festività e le vigilie di Natale e Capodanno solo l'utilizzo di strumenti acustici non elettrificati, se da un lato trova il consenso di chi fa un plauso all'amministrazione comunale come il consigliere Corrado Naddeo, perché si rispettano tutti nel segno dell'accoglienza e della festa, dall'altro non manca di raccogliere critiche da parte del consigliere comunale Dante Santoro. Per l'esponente dell'opposizione si tratta di un'amministrazione guastafeste che ha mascherato i divieti con restrizioni vergognose. Da qui stamani l'idea di manifestare pubblicamente le sue distanze dall'ordinanza con un sit-in nei pressi di Palazzo di Città. Non piace, perché con tanti problemi che vive la città, questi scienziati hanno dovuto fare un braccio di ferro proprio contro gli artisti e gli esercenti, che in realtà offrivano un servizio con esibizioni artistiche e musicali. E invece sono stati anche criminalizzati. Addirittura a loro si additavano le degenerazioni, che pure ci sono state degli anni passati. Noi vogliamo chiarire proprio questo, che se degenerazioni ci sono state è stato a causa di un'amministrazione disattenta negli anni scorsi. Bastava e basterebbe presidiare le zone sensibili con la Polizia Municipale e sensibilizzare contro l'abuso dell'alcol. Noi oggi siamo qui proprio con artisti ed esercenti per dire sì alla musica, sì a tutte le forme d'arte e alla civiltà, perché queste espressioni di arte sono espressioni di civiltà, e no a delle ordinanze vergognosi e vergognose di questo comune, e anche a scelte che invece vanno proprio a dare ragione agli incivili e a far capire che c'è un'inettitudine organizzativa da parte dell'amministrazione. L'ordinanza di fatto non vieta la musica, anzi la consente, rispetta probabilmente un'ordinanza comunale, che è quella del rispetto della quiete pubblica, per evitare insomma diffusioni sonore. C'è un sottile problema che vieta il 70-80% di espressioni artistiche e musicali, visto che, per capirci, l'ordinanza permette soltanto lo stereo, anni 60, anni 70, nei locali, ma vieta espressioni di musica live. Vieta anche strumenti acustici elettronici, cioè la maggioranza. In poche parole, discrimina varie categorie di artisti e mette in difficoltà esercenti che avevano anche investito su questa manifestazione, con un'ordinanza che in maniera meschina viene emanata a 2 giorni da Natale. Questa è la cosa più grave, e per questo noi diciamo no ai coprifuoco, sì alle sfide anche difficili, quindi sensibilizziamo al divertimento sano, ma non demonizziamo chi prova a ravvivare la nostra città con una movida che già sta morendo. Ieri sera c'erano 4 gatti in strada, questa era un'economia e un'attrazione che la città offriva a tante persone, e oggi viene negata da questa amministrazione. Gli strumenti acustici però di fatto valorizzano ancor più la musica ed evitano insomma troppa confusione. Insomma, a te piace l'ordinanza? A prescindere da questo, noi dobbiamo dare le stesse opportunità a tutti gli artisti, e in questo modo viene fatta una vera e propria discriminazione.